quello che io chiamo il funzionalismo piacevole. Diciamo che questo termine, questa definizione è stata coniata quando avevo fatto il progetto standard, si chiamava, che erano tutti i mobili e gli oggetti per la casa, dove il denominatore comune voleva essere quello della convivialità, cioè che questi oggetti diventano parte della tua vita e esprimono, diciamo, un'idea di morbidezza, di calore, pur essendo degli oggetti funzionali. Cioè, rispetto a quest'idea moderna del funzionalismo che uno associa sempre a qualcosa di freddo, lì l'idea era di qualcosa in cui venivano coinvolti di più i sentimenti che questi oggetti provocavano, per cui non il funzionalismo tout court e non il design artistico della Memphis, ma qualcosa di mezzo che aveva una sua espressività, ma che era, diciamo, di dialogo con chi si andava a confrontare, non di imposizione. Per me il rapporto col committente deve essere sempre un rapporto di complicità, cioè non mi interessa essere al servizio di un cliente, mi interessa idealmente sempre di essere complice e partner di un cliente, perché l'unica condizione che mi interessa ed è quello che coltivo e credo che nella mia vita farò sempre di più. Di solito quando comincio un progetto guardo sempre al tipo di situazione che mi si presenta, cioè non è che io abbia un modo che è sempre lo stesso per fare le cose, ma mi piace molto costruire una cosa adattata su quello che mi si prospetta. Per cui dopo si arriva ad avere magari un metodo in cui si riconosce un denominatore comune, ma credo di aver sempre considerato come prioritario il capire com'è quella situazione e trovare un metodo che si accorda al massimo con quella situazione. Io lavoro in spazi molto diversi, perché lo studio dove lavoro a Milano, in quello studio lì ho uno spazio molto piccolo, molto basso, che è una specie di nicchia in cui mi piace stare come se fosse una tana. Nello spazio che c'è qui è uno spazio molto grande e posso dire abbastanza spettacolare. Credo che il denominatore comune, di nuovo, di quello che mi interessa è la bellezza dei posti, anche a scapito della loro funzionalità. Io vivo in una casa che ha un sacco di problemi, ma mi piace così tanto starci che passo sopra tutto.